subito questo applauso, sì, ragazzi. Si è proprio smosciato sul finale in un modo incredibile. Il tandem, l'autostrada quest'oggi a tandem ha portato dei ragazzi non dal sud, ma diciamo dal nord, metà strada. Infatti abbiamo ospite oggi la Toscana e per l'esattezza il liceo scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, che è un paesino, non è offensivo, una cittadina? Un paesino. È un paesone, stanno dicendo, attenzione con i toscani che sono veramente esigentissimi, bisogna stare molto attenti. Poi ce lo descriveranno loro, così noi non ci esponiamo a critiche o a offese varie, equivoci vari. Dunque, vi presentiamo la puntata di oggi. Oggi questo tandem appunto con questi ospiti toscani in studio. Poi naturalmente abbiamo il super giro oggetto misterioso e oggi giocano Veneto, Marche ed Emilia Romagna. E poi ancora musica con un cantante nuovo, si dice di aver vissuto sempre nella giungla, che per caso adesso si trova in città e ci verrà a cantare appunto Tarzan Boy, e lui si chiama Baltimora. L'abbiamo visto arrivare sopra un ramo e quindi sicuramente ancora lo stato primitivo. E seguirà poi naturalmente il nostro filmato sugli animali, protagonisti ancora i suricati dei quali già abbiamo parlato lungamente, li stiamo facendo diventare famosi quasi quanto carini. Suricati a tandem, e poi seguirà naturalmente il nostro Music Hit, il gioco con Fabrizio Frizzi, con il collegamento con Torino. Poi parleremo ancora e avremo di nuovo lo spot ecologico. TG2 Ambiente anche quest'oggi continua la sua campagna per migliorare e per sensibilizzare l'opinione pubblica su tutti i problemi dell'ambiente, sull'ecologia. E poi ancora il teatro, oggi abbiamo ospite Dannata Giovinezza, che è uno spettacolo interpretato da Gianni Garco, Maria Grazia Grassini e molti altri attori che si esibiranno qui a tandem, e parleremo un attimo con loro e poi si conclude il nostro tandem. Certo, ci sarà anche Antonello Riva che è il regista, e poi naturalmente ci sono loro e voi che ci seguite da casa, voi amici sempre più numerosi, sempre più interattivi e sempre più con la voglia di partecipare ai nostri giochi. Quindi abbiamo ancora, diciamo, abbiamo il tempo di andare due minuti e cominciamo le nostre interviste. Abbiamo parlato di Borgo San Lorenzo, va bene? E diciamo, presentiamo a tutti quanti i nostri amici Borgo San Lorenzo. Il tuo nome, prima? Cristina. Cristina, con la voce abbassata. Sì, ho un po' di mal di gola. Allora, Borgo San Lorenzo non è un paesino, ma... Non fissare, si sente ugualmente. Una cittadina, ed è la più importante del Mugello, che è una valle a nord di Firenze. Ed è una cittadina molto importante già dal Medioevo, in quanto appunto è centro di mercato e di altre attività agricole. Originari del Mugello sono i segni pittori come Giotto. Certo, quello famoso. Del cerchio. E di tante altre cosette, diciamo. Esatto, e poi soprattutto anche di famiglie come i Medici, ricordate, sono originari del Mugello, anche se si ricordano per Firenze. E ho visto che c'hai due cartelline, potresti stringere? No, stringo subito. Il nostro liceo Giotto Ulivi prende il nome da un letterato, e precisamente è un liceo che ha due aule, una del liceo scientifico normale ed una invece uno liceo sperimentale, in quanto è costituito come avverrà poi la riforma scolastica, quindi in indirizzi. Benissimo, e abbiamo parlato di Borgo e adesso sentiamo cosa dicono dall'altro lato dello studio. E questa è proprio da manuale la descrizione di Borgo San Lorenzo. E adesso andiamo in pratica nel vivo della questione e mi dite voi come si vive a Borgo San Lorenzo, se ci sono appunto attrezzature sportive, vi divertite, avete la possibilità di andare a ballare, di seguire dei, non so, dei centri, avete una biblioteca. Com'è Borgo San Lorenzo? Si vive bene o no? O tu ti trasferisci a Firenze se ti serve fare una ricerca, se vuoi andare a fare lo shopping? Dove vivi? Più a Borgo o a Firenze? Ma più a Borgo. Lui è un timido, non so se l'avete capito, ci mette circa 10 secondi per mettere a fuoco la domanda. Ragazzi, mi dicevate che è un posto che non è né antico né moderno. Io dalla sua descrizione mi sembrava ci fosse un centro storico. Tu mi hai detto no, non è antico. Perché? No, anche perché era un paese che si è molto sviluppato, cioè
una periferia si sta sempre più evolvendo e quindi insomma sta... Cioè, ci vivete bene? Sì, sì. Siete contenti del vostro, della vostra città? Certo. Ecco, un'ultima curiosità che ogni tanto chiedo. Perché siete voluti venire a Tandem? Vi incuriosiva lo studio o vi incuriosiva il fatto di esibirsi? Tutte e due, perché è una cosa senza dubbio molto affascinante. È sempre la Rai. E adesso la Rai, poi parleremo ancora. TG2 Flash e poi di nuovo in diretta dallo studio 3. Dal poderoso studio 3, Tandem, adesso finalmente in partenza, Roberta Manfredi e Claudio Sorrentino e il liceo scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, Firenze. A e finalmente dopo vari tentativi di applauso, dopo vari allenamenti, sono riusciti a fare un applauso, quelli di quelli vigorosi. Sì. Andiamo a conoscerli di nuovo, finiamo questa chiacchieratina che avevamo iniziato. Borgo San Lorenzo ha 20.000 abitanti, c'era chi diceva cittadina, paesone, ma non ha importanza, insomma. È un bel posto dove vivete bene, dove siete tranquilli e felici, tranne per il liceo scientifico che mi dicevano appunto, essendo sperimentale, li svantaggia in qualche modo. Tu col pullover verde, me l'avevi spiegato molto bene prima, perché partite svantaggiati, come mai? Perché rispetto a un istituto tradizionale la nostra scuola ha minore nome, è minormente conosciuta in tutta la Toscana così, e quindi per un posto di lavoro viene scelto prima uno da un istituto tradizionale e poi noi, anche se i voti sono migliori. No, anche se dovrebbe essere l'opposto in realtà, perché essendo sperimentale vuol dire che ha adottato metodi nuovi di studio, di anche di insegnamento, cioè. Come mai questa cosa? Tu eri anche scontento per i professori, dice i professori vi abbandonano dopo un po'. Vengono tutti da Firenze. E vogliono tornare a Firenze, non vogliono venire a Borgo San Lorenzo a studiare, a insegnare. Beh, raga, dobbiamo fare qualcosa perché sono questo liceo sperimentale, cioè sono preparati i ragazzi, poi piano piano si farà anche un nome, ma soprattutto saranno loro come individui a dimostrare la loro preparazione. E anche i professori, se potessero restare un po' più a lungo e non fuggire dopo qualche mese, farebbe molto piacere ai ragazzi. Con questo ho fatto la vostra preghiera e a voi... Claudio Sorrentino e l'altra fetta. Ecco qui, la fetta è meno impegnata, vogliono rispondere a domande più banali, ma noi facciamo delle presentazioni perché dobbiamo assolutamente presentare alcuni elementi che compongono questa scuola. Abbiamo avuto l'esordio, l'impatto con la scuola, con la polemica appartiene veramente alla Toscana, è proprio come un... ma simpaticamente, si intende, no? Perché siamo arrivati un'ora e mezza prima, non vogliamo aspettare, perché questi orari, insomma gli è tutto sbagliato e gli è tutto da rifare, vero? E questo qui è partito immediatamente, vorrei presentare alcuni elementi che compongono questo gruppo. Abbiamo il bello che è l'elemento più, fatti vedere, alzati in piedi il tuo nome. È simpatico, è bello, ha un look a baglioni, prima maniera, adesso se li è tagliati i baglioni e riscuote un grandissimo successo. E abbiamo anche una domanda solo da fare. Senti, la bugia è ancora così abilmente usata oppure no? Sì, indubbiamente sì. Senti una cosa, ma è fantastica, fantasiosa oppure fine a se stessa, giusto per giustificarsi certe volte? O sei in classe? Ma penso per giustificarsi, la cosa più... La cosa più tremenda detta, stupidaggine più grossa detta da qualcuno in classe. Ma è successo la morte di due zie contemporaneamente sempre la stessa? Uno zio che era stato dirottato da un aereo, in un aereo, e allora doveva andare a Firenze a prenderlo perché era stato dirottato dall'aereo. Era stato dirottato da un aereo, quindi praticamente il dirottamento aereo è entrato nella bugia. Chissà chi l'ha detto. Super G! Andiamo a Super G! Beh, il dirottamento d'aereo è una nuova cosa, prima c'erano i parenti che stavano male, eccetera, adesso il dirottamento aereo. Bene, chiamiamo i nostri concorrenti, alla mia destra Simone Nenti, accolto da un fragoroso applauso. Alla sinistra nella postazione Miracolo, Damiano, l'uomo meccanico di Lugo. E io
oltre ad essere molto curiosa di capire un po' com'è questo Simone, perché è appassionato di francobolli, pesca, computer, eccezionale in matematica e fisica, cioè mi hanno detto, sarei molto curiosa di conoscere nonna Matilde, perché nonna Matilde è la donna eletta nonna della scuola. Però vorrei sapere perché è così famosa la nonna Matilde, a parte che prepara delle merende eccezionali, dice che cucina benissimo, sì, fa dei dolci. Un po' strana comunque. Ma mi hanno detto che tu assomigli a nonna Matilde. Ma io spero di no. Come spero di no? Cioè nella vecchiaia. Ma perché? Chi c'ha nonna? Nonna Matilde, ciao, intanto salutiamo la nonna, ci starà seguendo. Nonna. Ciao nonna. Scusa, è molto spiritosa, sì, è simpatica, racconta le barzellette, un po' confonde un po' le persone. Sì, oddio, ogni tanto. Vabbè, comunque è simpatica la nonna, e tu non gli vuoi assomigliare, ma sì, dai. Sì, assomigliamo. Cioè, gli assomigliamo, vabbè, questo è il nostro Simone. È appassionato di computer, quindi forse sarà un po' avvantaggiato oggi al nostro gioco. Perfetto, io vorrei dire una cosa Simone, ma come mai la nonna è così brava a fare le merende e tu per professione sei un rubamerende, mi hanno detto. Ma come mai? Come mai? Non ti basta? Poco. Ah, bene. Allora passiamo invece a Damiano. Damiano ha una particolarità, è stonato. Stonato dicono come una campana e fa parte del coro della scuola. Cos'è? È praticamente un coro fatto per far venire l'esaurimento nervoso, oppure sei solamente te, la campana che non trilla perfettamente? Sto solo io comunque, non è che sia molto intonato. È un coro così, però che cantate solitamente? Ma ora per esempio in maggio, ma prima scantavo. Che cantavate? Ma canzonette così. Si può sentire un pezzetto? No. No, no, un pezzettino piccolino. Da un piccolo pezzo. Sono stonato, beh, detto. Vabbè, comunque questo è molto bello perché c'è il famoso detto che dice guai se nelle foreste cantassero solamente gli uccellini che cantano meglio, sarebbe una grande tristezza. Oggi ti esibisce a Music Hit? No, fammelo sapere. No, lui comunque non deve fare il saluto alla nonna, c'è un'altra persona che gli fa perdere la testa, si chiama Erika col K. E adesso andiamo sulla luna. Luna gialla, anche se oggi è un pochino così bianchiccia, vabbè, ma il nostro monitor evidentemente. Allora Simone, queste sono invece le prove, i giochi di oggi e questo il menù che arriverà tra poco, vediamolo. Prima, quale delle tre in tandem? Seguirà il famoso gioco di memoria con i nostri fiammiferi. E lì il nostro Simone è fortissimo. E poi solo per chi gioca in studio, Drive in città. I due innamorati che seguono un film sono piuttosto distratti, non siatelo voi. Seguirà i bip. Altro gioco di memoria. E poi per concludere, morra cinese. Gioco di abilità e fortuna. E quindi naturalmente adesso partiamo con la dadata. Dadata, vogliamo partire prima noi. Vai Damiano. Damiano fa un 6, Lamplen. Vai Simone. 3 e iniziamo per primi, aspettiamo subito la telefonata dei nostri, il nostro aiuto. Vuoi accoglierlo? Puoi rispondere anche così, senza tenere il ricevitore. Come ti chiami? Elisa. Elisa. Di dove sei? Di Giordina, Axos. È vicino Taormina, in Sicilia. Sì. Ti ho visto un attimo. Sì. Ma c'è un famoso premio televisivo a Naxos. Ah sì? Simone, non facciamo vedere queste lacune. Dunque Elisa, che età hai, l'hai detto? 18. 18 anni, benissimo. Allora iniziamo subito con il nostro primo gioco. Ed è quale delle tre? Prima domanda per il nostro Simone. In quale regione italiana si trova Aquileia? Simone, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia o Veneto? Se non sapevi già di Naxos ho paura che pure Aquileia troverà difficilmente, guarda fanno scelte. Veneto. No, hai detto Abruzzo francamente. L'hai provate tutte e non hai indovinato quella giusta. Hai sentito Aquila? Aquileia era un paesino vicino all'Aquila. Certo. Facevano grandi cenni, si sbracciavano lì nei prime file, niente, l'emozione. A te Elisa, seconda domanda. Quanti tasti ha un pianoforte? 15, 88 o 120? 88 e la risposta è... Aspetta.
esatta, infatti 88, bravissima Elisa. Eh sì. E con questo, eh sì, lui è d'accordo. E con questo passo il gioco a Claudio e ai suoi ragazzi. Piombi sarà contentissimo per questa risposta di Elisa. Sei pronto, telefono? Squilla, rispondi. Pronto, ti chiami? Mi chiamo Loredana. Quanti anni hai? 16. Di dove sei? Non ho capito. Di dove sei? Ah, di Sanremo. Beh, ragazzi, abbiamo Nazio, sei Sanremo quest'oggi, proprio il massimo della musica. Sanremo, siamo stati a Sanremo recentemente, come un tuffo nel passato, un bel ricordo. Oggi giocheremo immediatamente. Il primo a giocare sarà Damiano e sentiamo la tua cultura, Damiano. Qual è la capitale della Romania? Bucarest, Budapest o Sofia? Bucarest. Bucarest, con l'aspirata. E sentiamo un po', e ci hai preso, bravissimo! Loredana, Loredana, tocca a te. Vediamo cosa Super G quest'oggi ha preparato. Che cosa sono i barzoi? Delle piante, dei frutti o una razza di cani? Dei frutti. Dei frutti? Sono dei frutti, i barzoi? Tu dici una razza. Crescono di cani. Sopra che albero, strano? I barzoi sono una razza di cani. Sto parlando di Simone Carino, secondo me sono una razza di cane e forse dei frutti. E forse dei frutti, è bello. È così, io credo che comunque non importa, non ti preoccupare, c'è una parità d'inizio, andiamo sulla luna. Allora, due fette a Damiano, due fette a Simone e quindi di nuovo da data perché stabiliamo, certo, chi deve giocare a questo memoria con i fiammiferi. Chi ci deve telefonare per inizia primo? Inizia da il nostro Simone, vai. Gli dà certe botte, due, Simone, delle martellate sopra. Via. Dolcemente Damiano rifà 6. Damiano c'ha un tocco vellutato. Ma che ti importa se giochiamo per primo? Non è che poi questo determini una vittoria o una sconfitta. Rispondo io? No, no, chi gioca? Ah, chi gioca, vuoi sapere? No, aspetta. Gioca solo lei. Ah. Adesso tu non giochi. Allora, Elisa, abbiamo il gioco dei fiammiferi. Lo conosci? Sì, è un po' di tempo conosco. Che non lo facciamo. Lo conosci, sì, perfettamente. Via, al gioco. Silenzio. Silenzio. Allora Elisa, per ciascuna fila, dimmi. E allora, 7 in mezzo. Sì. Elisa, non c'è tutto il giorno. 9. 9. E 7. Io ho fatto la somma tutta intera. Ma brava Elisa, te l'ho chiesto se sapevi giocare. Bisognava dire per ciascuna fila. Invece sì, qua sapevo. Il nostro... Il nostro mostro in matematica, lei aveva indovinati tutti, bravissimo Simone, purtroppo niente fetta di luna succede. Per noi, a voi succede, non ti preoccupare, forse è meglio rispiegarlo il gioco. Comunque Loredana, Loredana, vedi cosa serve giocare per secondi? Serve a regolarsi. Ecco. Loredana, tu hai capito tutto? Loredana? Sì. Lo conosci del gioco dei fiammiferi? Sì, sì, lo conosco. Perfettamente, hai visto anche come è andata, eccetera, adesso facciamo questa bella fiammiferata insieme con te, sei pronta? Via. Silenzio, silenzio. Credo che siamo arrivati, pronti? Allora... 10, 7 e 12. 10, 7, 12, esatto! Ale, Sanremo en plein! Brava Loredana, complimenti e andiamo sulla luna. Due fette di luna per Damiano e Loredana. Che prendono un piccolissimo distacco. E adesso qua in studio Damiano contro Simone in questo drive-in in città. Damiano, allora, mi raccomando. A Cinecittà, anzi. State attenti a quello che succede in questo filmato, non fate come gli innamoratini che si sbaciucchiano, ma voi attenzione, attenzione perché poi ci saranno due domande alla fine. Dovete seguire
quello che succede, quello che non fanno i nostri innamorati. Li abbiamo aiutato adesso. Non hanno seguito il film, ma invece voi l'avete seguito. E quale film hanno visto gli innamorati distratti? Non hanno visto, ma voi l'avete visto. E poi, chi sono i due attori protagonisti di questo film? A voi, è un film famoso, famosissimo. Titolo del film e i due attori protagonisti, due grossi attori, uno poi famosissimo, un grandissimo, certo, attore americano. Anche l'altro che poi è diventato molto famoso, ha fatto tanti altri film proprio. Allora, a che è scritto? Allora. Allora, lui ha scritto Apocalypse New, vabbè, ma allora Apocalypse Now. Allora, io, pure lui è per Apocalypse però New. Però gli attori non me l'avete... E Apocalypse Now, ma ce n'era un altro. I due attori? Non lo so. Il nostro Super G voleva conoscerli tutti e due. Adesso noi non sappiamo se Super G vuole essere così generoso o vuole rimandare in memoria. Rimanda in memoria? Rimanda in memoria. Forse d'accordissimo. Non ci dà le risposte, lo riproporremo allora più in là. Certo, riproporremo il nostro film, ma mi sembrava già bruciato abbastanza il film. Comunque passiamo all'altro gioco, dove sono i bibip. E allora questa volta ci devono chiamare Elisa e Loredana, e ci chiama Elisa perché noi siamo proprio in svantaggio netto. Elisa, sì. Conosci il gioco? Questo sì. Ma non come prima, no, che ci hai detto di sì e poi facevi le somme. Sai, ma bene, sì, sono so. Tre... Come? Sì, lo so. I tre BB. Benissimo. Via al gioco. Se n'è andata, Elisa. Deve avere il televisore lontano. Dove sono i tre BB? Uno, tre, quattro. E vediamo un po'. No. Giù subito è andato sul due, quindi era sbagliato. Mi dispiace. Elisa, sì. C'è qui Simone è disperato, sì, perché non riesce a fare questi giochi di memoria in cui lui è abilissimo oltretutto. Ciao, a dopo. Ciao. Io accoglierò Loredana con la famosa battuta. Ehi Loredana, il gioco lo conosci? Era la famosa battuta di un famosissimo film. Sei pronta? Sì. Allora, facciamo partire i nostri bip-bip. I numeri. Presto. 1, 3, 4. 1, 3, 4? C'era un 2. 1, 2. Mi dispiace, neanche Loredana è riuscita a indovinare. Comunque c'è sempre questo vantaggio e tutto si concluderà, credo, a un testa a testa finale. Abbiamo ancora un gioco, è inutile andare sulla luna vista la situazione. E... morra cinese. Morra cinese vi dà tre fette di luna e quindi se tu dovessi vincerla questa morra cinese riesci a superare il nostro Damiano. Sì, ma chissà nonna quante te ne dice poi, eh? Vediamo un po'. Giocate contemporaneamente, voi sapete come funziona, via il gioco. Pronto? Via! Vediamo Damiano che ha preso una prima randellata. Dai Damiano, non ti demoralizzare. Sta recuperando Damiano in questo momento. Ancora Damiano al centro. È uno scontro in parità, rilanciano e Damiano indietreggia. Non ti demoralizzare Damiano, e finisce nell'acqua, lasciate i pulsanti, non ci si deve mai arrendere. Colpo Damiano di scena, andiamo sulla luna e vediamo un po'. Allumiamo. Il problema del vincitore di oggi. Tre fette di luna per questo gioco indovinato, vinto. E quindi è Simone, a gran sorpresa, che vince! Allora Simone, mentre aspettiamo la telefonata di Elisa, ti consegno l'attestato di proprietà della Luna,
rispondiamo ad Elisa che, devo dire, diciamo la verità, Elisa non ci ha dato una gran mano. L'importante è aver vinto. L'importante è aver vinto, ha cambiato il problema. Non è l'importante, è l'importante è vincere. Elisa! Comunque, visto che sei vinto, sei stata brava lo stesso, ha detto. Comunque, a te va una radio sveglia, mentre al nostro Simone una bicicletta più uno stereo portatile con cuffia, poi naturalmente la luna, che è importantissima. La bicicletta la diamo a nonna Matilde? Non ci sa più andare. Comunque, questi sono i vostri premi, grazie per aver partecipato. Ciao Elisa e a voi, i perdenti, anche voi dei premi di consolazione. Colleghiamoci con Sanremo. Sanremo? Pronto? Pronto, ciao! Non ti preoccupare, Loredana, è un gioco, bisogna anche saper perdere, come dice una famosissima. L'importante è vincere. Si dice l'importante è partecipare, ma invece ecco, di vincere. Ecco, tu l'hai tradizionale. Benissimo, tu cosa vinci? Vinci un calcolatore solare in tandem con la nostra amica Loredana, va bene? Ciao Loredana! Ciao! Un saluto ciao. A Sanremo! Ecco qua un pezzettino di luna anche per Damiano. Hai un sassetto. Arrivederci a applauso, tutti. Applauso, Rita. Potete raggiungere i vostri posti. Ciao. Ciao Damiano. Prove per vedere. Stessa. Attenzione. Hopla. L'ho proprio bloccata. Testa. È venuto. È uscito testa. E allora vorrà dire che saranno interrogati per primi sulle domande, sugli indizi degli autori misteriosi, i nostri ragazzi che sono qui a Roma di Borgo San Lorenzo. A te Nives, a voi ragazzi. E i ragazzi di Borgo San Lorenzo, ecco qua. Partiamo con la prima domanda, se siete pronti, preparati, vi ricordo che avete 20 secondi di tempo per rispondere al mio via. Allora, la prima domanda. Ho sentito qualcosa, dovete dire qualcosa ragazzi? No, posso andare? Tutto a posto, Nives. Qual è il nome di quella città della Repubblica Federale Tedesca situata alla foce del fiume Elba che possiede il porto più grande della Germania, via al cronometro? Ripeto, qual è il nome di quella città della Repubblica Federale Tedesca situata alla foce del fiume Elba che possiede il porto più grande della Germania? Allora, è Amburgo? Amburgo, la risposta è esatta, benissimo. Non è ancora arrivata la nostra parte. Andiamo avanti. Allora, l'autore, seconda domanda, vi ricordo sempre i 20 secondi, poi vi dirò. L'autore che dovete indovinare, nato nel 1809, apprese ben presto ad amare Bach e i classici della musica sacra. Qual è il nome del più famoso della famiglia musicista dei Bach via al tempo? Qual è il nome del più famoso della famiglia musicista dei Bach? Johann Sebastian. Johann Sebastian, esatto. Terza domanda, se me lo consentite. Ragazzi, Terza domanda. Buono pubblico. Non può neanche ridere. Ma sì, ridiamo un po' che fa bene. Come viene chiamato in musica colui il quale tramite l'insieme di segnali gestuali coordina l'esecuzione di un brano musicale via al cronometro? Come viene chiamato in musica colui il quale tramite l'insieme di segnali gestuali coordina l'esecuzione di un brano musicale? Sarà il direttore d'orchestra. È il direttore d'orchestra, è la risposta. Va bene, quarta domanda. La produzione musicale del vostro autore comprende una prima sinfonia in do minore e altre 12 senza numerazione d'opera. Sapete dirmi quale nota di una scala armonica determina la tonalità maggiore o minore di un accordo? La seconda, la terza o la settima via al tempo? La terza. La terza e la risposta è esatta. Bravissima. Abbiamo il coro. Ragazzi, tranquilli, lasciatemi dire la quinta domanda. Nella romanza la parte solista deve essere sostenuta da uno strumento, da una voce, oppure può indifferentemente essere sostenuta sia da uno strumento sia da una voce via al cronometro? Nella romanza la parte solista deve essere sostenuta da uno strumento, da una voce, oppure più indifferentemente essere sostenuta sia
da uno strumento sia da una voce? Forse sia da uno strumento sia dalla voce. Esattamente, può essere indifferentemente. Va bene ragazzi, allora vediamo il vostro spazio musicale, cosa prevede. Grazie Nives, allora sono 50 punti per 5 risposte esatte. Ora c'è una cosa molto particolare. Lo studio si è svuotato per questa sorpresa che i ragazzi vi faranno vedere. Si chiama Gruppo Tandem, cioè si è formato appositamente per questa trasmissione del Music Hit e ci faranno sentire una canzone tradizionale che mi spiegavano, poi dopo magari ce lo diranno loro personalmente. Si chiama, più o meno, si canta maggio, cioè la notte prima del primo maggio i contadini vanno in giro per le campagne di notte cantando questa canzone ben augurante per il raccolto, per la stagione primaverile. A questo punto un grosso applauso, in bocca al lupo ragazzi. Eccoci giunti a questa abitazione, per nostra bizzarria e vostro vantaggio. E se il padron ci dà la permissione, siamo venuti per cantarvi maggio. Ci si rivolge a questo buon padrone, gli si domanda se sa cantar maggio. Se ci risponde con voce vermiglia, si ringrazia il capoccio e la famiglia. Siamo venuti a cantar maggio, qui sull'uscio della sposa, e la sposa la non c'era, l'è andata a cogliere i fiori, la ricorsi una paniera per portarli a prima. Dico lusignolo sulle fronde degli allori, canta lieto i suoi tesori festeggiando il nuovo dì. Viva maggio amore, viva, viva maggio e viva il fior. Viva maggio amore, viva, viva maggio e viva il fior. Viva maggio amore. Bravi, bravissimi. Un po' di emozione, eh? Comunque eravate in diretta, anche perché si è visto. Dunque, chi è che mi può parlare un secondo di. Chi è? Chi è stato prescelto per parlare? Zucco non si sente. C'è un prescelto? Vieni. Al volo, questa canzone è tradizionale, raccontaci in due parole. Sì, la storia non è che l'abbiamo inventata noi questa canzone. Questa canzone risale addirittura al Medioevo. Ecco. E la tradizione di cantarla appunto per l'ultima. Cioè il giorno prima di maggio.
e non è mai stata interrotta, e anche sì. oggi infatti si ripete. Cioè tutti gli anni i contadini sì. di notte, beh, è una cosa sì. stupenda. Dove no, questo? Nelle campagne. Nelle campagne, ma non anche noi, ragazzi. Ai ragazzi, anche i ragazzi. Nelle case dei contadini. Nelle case dei contadini, benissimo. C'è una parola benissimo. Comunque insomma, per augurare un buon raccolto, i fiori, l'amore, sì, sì. Una canzone ben augurante. Grazie ragazzi, andiamo a sentire la valutazione. Comunque bravissimo. Allora io torno veloce. Senti Fabrizio, allora è andata abbastanza bene per quanto riguarda noi. Adesso sentiamo, vediamo i ragazzi di Borgo se sanno rispondere prima all'autore, poi devono indovinare il brano e preghiamo la regia di mandare in onda il brano previsto. Hanno terminato, 20 secondi di tempo, via. Allora, l'autore è Felix Mendelssohn e il brano è Canto di Primavera. Sì, è la primavera, io ho esattamente qui, comunque... No, non sono spartito... Canto di... Dunque, Felix Mendelssohn, benissimo, io ho come risposta la primavera, comunque io... Canto di Primavera, non so se posso accettarlo, comunque domandiamo a Roma. Allora, sì, Nives, dimmi. Non ho capito bene se hai detto qualche cosa. No, io non ho detto niente, però ho sentito la voce di Balzì, anche perché non era possibile. No, c'era un po' di rumore, sì, effettivamente. Un briciolino, proprio su una cosa che di notte... Dunque, Lude Baldazzi, evidentemente sì. vicino al maestro Nota, ha detto che era buona, cioè valida. Andava bene come risposta. Attenzione, però voglio dire, adesso vorrei dare così una dritta a Francesca. Prima di rispondere non bisogna esultare così tanto, perché se uno poi sbaglia, ma che figure ci fa? Io ho temuto per lei, dico se sbaglia adesso è una figuraccia, perché è tutta contenta, avete visto? Oh, comunque è andata bene e quindi la vittoria va a Borgo San Lorenzo, nello studio di Roma, per 177 a 114. Voglio ricordare ragazzi, abbiamo poco tempo. No, prego, per favore. Voglio ricordarvi i premi, grazie Nives, i premi per Roma, cioè per chi vince, stereo portatile con cuffia e radio sveglia con telefono. Invece il secondo premio è un ottimo calcolatore solare. Nives. Caro Fabrizio, noi di settimana in settimana abbiamo sempre la speranza di vincere, ma verrà la volta buona, Nives, io penso. Vorrei dire, come dice il titolo di un bellissimo programma radiofonico fatto proprio da Torino, tanto è un gioco. Tanto è un gioco, è vero, sì. Tanto è un gioco ed è un bellissimo music hit. Grazie. Ti abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima. D'accordo, ciao, ciao Fabrizio, a presto. Saluti a Torino. Ed ora vado a prendermi la tradizionale camomilla e passo la parola dall'altra parte dello studio agli acclamati Claudio Sorrentino e Roberta Manfredi.